Maurizio Chiefari, assessore all'ambiente del comune di Roccella. Proseguono i festeggiamenti per i 20 anni di Bandiera Blu. Oggi e domani al porto, momento di educazione ambientale, momento di artisti di strada, street food, momento di aggregazione e di turismo per Roccella. Siamo orgogliosi della serata che sta venendo fuori. Continuiamo su questa strada, consapevoli che il turismo e l'ambiente viaggiano a braccetto. Thank you.
Buonasera. Buonasera. Come state? Bene. Bene. Allora, io mi presento, mi chiamo Lorenzo, in arte Magompare, vivo da 4 anni a Torino, ma arrivo dalla Sicilia, sono Terrone. Fiero di esserlo, ragazzi, già la signora mi stava menando. Fiero di esserlo, anche se ti dirò, giovane donna con la birra. Giovane donna con la birra. Giovane donna con la birra. Anche se ti dirò, io ho conosciuto più Terrone a Porta Palazzo, una delle piazze più famose di Torino, che a Porta Empedocle, nell'Agrigentino. È matematica. E dopo un anno e mezzo sono ritornato di nuovo a fare il mio splendido lavoro e quindi vorrei stupirvi con il mio cavallo di battaglia. Grazie, che spettacolo state vedendo. Tutti insieme sarebbe fighissimo, ragazzi. Bene, grazie. Proviamo. Allora, a chi mi sa dire cosa sono queste cose che tengo in mano? Adesso, delle corde. 1-0 per il signorino. Abbiamo 3 corde. Una corda corta. Mi sentite bene col microfono? Sì. La corda corta è moscia, la diamo... È andata, mister, controlla che non ci sia la calamite, controlla che sia resistente. La corda media la diamo al ragazzino che è indovinato, controllala insieme alla fidanzata. E la corda lunga, quella più dotata, la diamo a... Tira. Controllate che non ci siano calamite, controllate che siano resistenti. Mister, quando vuoi. Grazie. A Madame e Monsieur, quando volete. Thank you. E Rocco, quando vuoi. Qualcuno la capisce dopo. Quindi, signore e signori, abbiamo 3 corde di misura diversa. 3 corde di misura diversa. Sì. 3 corde. Ripeto la terza volta, ragazzi, impegnati. 3 corde di misura diversa. Tutti insieme sarebbe finissimo, ragazzi. È uno spettacolo interattivo. Se faccio una domanda potete rispondere. 3 corde di misura diversa. Con 3 corde di misura diversa non è che si possano fare miracoli. Però con 3 corde della stessa misura possiamo iniziare a fare qualcosina. Di solito c'è l'applauso, grazie. Ora, molti mi dicono, soprattutto gli adulti, che non credono nella magia. Mi dicono, vabbè, sei un mago, hai fatto qualcosa con le dita e sei riuscito a fare questa cosa. Però ti giuro, giovane donna bionda con la bionda, ti giuro che ho realmente una corda, realmente 2 corde e realmente 3 corde della stessa misura. Ragazzi, l'applauso tutti insieme non lo fate però. Allora, domanda, chi è bravo in matematica? Alzo un braccio. Ho sbagliato serata, ragazzi. Allora, c'è qualcuno, però non capisco mai perché gli adulti non alzano le braccia. Poi è matematica. Come ti chiami? Corrado, domanda facilissima di matematica. Corrado, quante corde avevi in mano? 3. Quante? 3, giusto. Occhio Corrado. Se tolgo una corda, quante corde mi rimangono in mano? 2. Quante? 2. Ma a volte l'apparenza inganna. È una questione di prospettiva. Provo a staccare le punte, occhio, 1, 2 e funziona, ho un'idea. Si prova a riattaccare le punte, c'è attaccata. Dimmi stop quando vuoi. Si prova a riattaccare le punte. Ho di nuovo una corda intera. Fate la pausa. Chi mi sa dire cos'è questa cosa che sto facendo adesso? 1-0, 1 pari con il ragazzo. E Madame, quando vuoi, come ti chiami? Martina, quando vuoi, taglia sotto le mie mani. Prova tu. Grande. Un applauso per Martina. Martina, era la prima volta che tagliavi le corde con le dita? No, non ti capita, scusa. Però hai tagliato una più corta dell'altra. Ti sembra giusto? Sto scherzando, è la prima volta, quindi può succedere. Prendo, occhio Martina, prendo la cima più corta. La cima più corta. Corta. Con la cima più lunga. Lunga.
Allora, se non partecipate, proprio gli adulti, voi sentirete gli adulti, io concludo qui. Mi raccomando, impegnate, diglielo, passa parola, passa parola. La butta più corta? La più lunga? È facile, è corta e lunga, ho fatto facile, facile apposta, signora. Prova. La butta più corta? La più basta, tirare, e le corde? Non funziona. Ho un'idea. Madame, prova a soffiare? No, sputa, due anni di Covid, signora. Riprova. Martina, Martina, spostati, che sputa peggio di lava la signora. Riprova. Ti chiami? Marina. Marina, 3, 2, 1, Marina. Funziona. Ma durante questo trick, vediamo chi sarà il tetto. Quante corde, con quante corde abbiamo iniziato? Con tre corde. Allora, signori, benvenuti, il mio nome è Marco, questo è il Ramingo, solo show! Signora, lei perché non fa l'applauso, scusi? Lei, lei. E lei, la molli il bicchiere, scusi, devi fare a vedere, adesso deve fare applausi qua per mezz'ora, quindi... I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, fire.